Il Pescara accede al terzo turno di Coppa Italia battendo di misura per 1-0 il Pordenone. Il tecnico marino, privo degli infortunati, dei nazionali e degli squalificati, ha dovuto rivoluzionare la squadra. In porta Pelizzoli, difesa a 4 con Balzano, Schiavi, Bocchetti e Rossi, centrocampo con Rizzo, Brugman e Bjarnason, in attacco Ragusa, Maniero e Di Francesco. Subito aggressivi biancazzurri che sfruttano il divario tecnico e al 13° passano in vantaggio con un colpo di testa di Riccardo Maniero servito da Ragusa. Al 33° Careri respinge di pugno un calcio piazzato di Brugman. 2 minuti dopo, sul fronte opposto, Pelizzoli blocca senza affanno una conclusione di corsa di Casella, prima vera occasione dei friulani. Il Pordenone prova a risalire la china, riuscendo anche a mettere in difficoltà i biancazzurri, che al 24° restano in 10 per il doppio giallo di Rizzo. Marino corre ai ripari inserendo Nielsen per Brugman e Vukušić per Maniero, ma il risultato non cambierà. La partita termina 1-0. Sabato prossimo il Pescara affronterà il Torino dell'ex Ciro Immobile all'Olimpico. Le squadre, quando non sono in condizione, è chiaro che si riducono. E quindi non si sono viste queste categorie di differenza nel secondo tempo, diciamo che, però questo ci può servire da lezione, perché quando nel primo tempo crei quello che crei, non chiudi la partita, è chiaro che poi ti complichi un po' la vita, anche complice l'espulsione, e poi si rischia, ecco, perché c'è la stanchezza. Questa settimana è stata un po' complicata, nel senso, abbiamo fatto dei viaggi, abbiamo un po' di stanchezza, c'era soprattutto nella ripresa, si è visto, si è perso un po' di lucidità e siamo calati un pochettino, è venuta meno anche un po' di attenzione, abbiamo commesso degli errori che ci potevano costare caro, però quando una squadra in 45 minuti crea non so quante palle gol, credo 7-8 come minimo, bisogna concretizzarle, perché poi diventa complicato tutto. E l'abbiamo visto questa sera.